Buonasera, buonasera signori e signore, c'è un grande piacere di vedervi tutti qui su questa occasione molto speciale per l'Accademia Britannica che è l'annual Molly Cotton Lecture. Cominciamo con Molly, che forse alcuni di voi avete conosciuto. Molly era inizialmente una medica, MD, era un dottore alla London School of Medicine for Women. E nel 1936 era uno dei primi che ha preso un diploma postgraduato all'Institute di Archeologia a Londra. Era un'amica di Tessera Mortimer Wheeler, assistant director degli scavi a Maiden Castle, che sono scavi molto importanti nella storia di archeologia britannica, che è stato condotto da 1934 al 1938. Lei ha scavato con Mortimer Wheeler anche a Hod Hill, Verulamium, Colchester e Clausentum. In 1965 Molly si è spostata a Roma e è diventato molto vicino agli interessi dell'Accademia Britannica. Negli anni 60 e 70 lei ha avuto un ruolo grande e importante nell'archeologia dell'Accademia Britannica. Era la direttrice dei scavi delle Villa Repubblicana a Posto, San Rocco vicino Francolise, ha scavato a Gravina, Cozzo Presepe, Monti Irso, Otranto e anche sulla via Gabina. Molly Cotton ha lasciato tanti regali, tante memorie all'Accademia Britannica. Era generosa, aveva una passione enorme per l'archeologia e ha lasciato un legacy per dare fondi per archeologia, architettura, storia, eccetera. E noi abbiamo potuto approfittare molto della generosità di Molly, che era una grande amica dell'Accademia Britannica, e noi abbiamo creato una serie di conferenze in onore di Molly Cotton. Recentemente abbiamo avuto Massimo Osanna, Gilda Bartoloni, Cecile Evers e Francesco Di Gennaro, su una varietà di soggetti importanti. Fra un momento parlerò sul nostro relatore stasera, ma ovviamente so che ci sono tanti che non possono essere con noi stasera perché sono ad un evento per ricordare un altro amico dell'Accademia Britannica, Silvio Panciera, che era un honorary fellow dell'Accademia Britannica, e sono sicuro che tutti noi vogliamo ricordare anche la sua generosità di spirito, generosità intellettuale che ha condiviso con tutti noi. Ma questa occasione è un'occasione molto felice, un'occasione piena di gioia, particolarmente per me, perché noi abbiamo con noi un'altra grande amica dell'Accademia Britannica, Maria Paola Guidobaldi. Maria Paola ha fatto tante cose nella sua vita. Ha cominciato con un dottorato di ricerca in archeologia greca e romana all'Università di Perugia, Milano e Cagliari. Non so come hai fatto in tre posti, ma se qualcuno possa fare è Maria Paola. Noi ci siamo conosciuti ovviamente durante un progetto importantissimo ad Ercolano, dove Maria Paola ha avuto la direzione degli scavi dal 2007 al 2009 nella Villa dei Papiri, era responsabile del contratto di sponsorizzazione SAMP BSA per l'attuazione del Herculaneum Conservation Project. Queste sono le cose formali. La cosa per me importante e molto carina di ricordare è il modo in cui Maria Paola mi ha dato l'accoglienza quando sono arrivato per la prima volta ad Ercolano. Mi ha mostrato il sito e ha dimostrato su ogni occasione la sua
conoscenza fenomenale di quello sito, anche la sua passione per la conservazione, l'archeologia, lo scavo di un sito che è molto, molto vicino al cuore dell'Accademia Britannica. Il mio predecessore, Andrew Wallace Hadrum, anche me, durante il mio periodo come direttore. Si è spostata alla Villa Giulia, che per me era anche una cosa molto piacevole, il museo molto vicino all'Accademia Britannica, non solo in distanza, ma anche nelle varietà di interesse che noi abbiamo condiviso durante gli anni, e sono stato molto grato a me e Paolo per una collaborazione che ha continuato da Colano a Etruria, infatti. Allora, Maria Paola, noi ti abbiamo invitato per fare questa conferenza perché sono sicuro che Molly Cotton avrà avuto un piacere di sentire qualcuno che ha anche la conoscenza dell'archeologia, ma anche la passione per la conservazione, due cose che lei ha mostrato durante la sua vita. E adesso noi siamo pieni di anticipazione per la tua presentazione, con il titolo Arredi di lusso da Ercolano, i più recenti rinvenimenti dalla città e della Villa dei Papiri. Maria Paola Guidobaldi, grazie. Grazie a Christopher per le belle parole, per l'invito, questa conferenza che mi dà l'occasione appunto di rimergermi per un po' in questo recente passato archeologico importantissimo. Sì. E anche per me l'Accademia Britannica ovviamente è veramente un luogo del cuore, perché è stato appunto un partner insieme al Packard Humanities Institute di questo straordinario rapporto di collaborazione internazionale per la ricerca, la salvaguardia, la valorizzazione del sito. Nell'Accademia Britannica si sono svolti, diciamo, tutti i momenti più importanti di questo partenariato, a partire dall'indimenticabile appunto suggello del primo contratto di sponsorizzazione il 14 luglio del 2004, che segnò l'inizio appunto di un percorso veramente nuovo e diverso per gli scavi di Ercolano. Ora questa sera presento dei rinvenimenti che sono stati da me già resi noti e, veramente all'indomani della scoperta, a partire dal 2000, sono rinvenimenti che risalgono al 2006, alcuni altri al 2009, e sono diciamo entrati in circolo abbastanza presto, accendendo quindi l'attenzione della comunità scientifica e quindi hanno dato luogo in alcuni casi anche a degli approfondimenti, interpretazioni diverse, e questo ritengo che sia appunto uno dei meriti più importanti tra le cose che può fare una soprintendenza, cioè appunto tra le sue attività istituzionali occuparsi, scavare bene, documentare, rendere note le cose per mandarle diciamo in giro libere nel mondo, perché la comunità scientifica italiana e internazionale possa poi interrogarsi. E, in particolare si tratta, qui sono degli accenni di immagini, della testa femminile con straordinari resti di policromia dalla Basilica Noniana, un rilievo neoattico e rilievo di marmo con scene dionisiache, come vedremo, di complessa interpretazione, e forse il rinvenimento più eccezionale, e straordinari elementi di mobilio ligneo rivestiti di bassorilievi d'avorio figurati. E cominciamo innanzitutto, vediamo se riesco a coordinarmi con la testa femminile dipinta dalla Basilica Noniana. Vediamo innanzitutto la collocazione topografica, sono gli scavi di Ercolano, con il quadratino, il rettangolo rosso, è il punto diciamo in cui c'è l'edificio, la basilica, che si trova all'angolo nord-occidentale della città, tra il Cardo Terzo Superiore ed il Decumano Massimo.
e in parte scavata, esplorata per cunicoli nel Settecento, conoscevamo delle discordanti planimetrie, in parte messa a cielo aperto intorno agli anni 60 e con una piccola riapertura di cunicoli. È la basilica che identifichiamo come la basilica civile costruita da Marco Nonio Balbo, ricordata ancora nel 61 d.C. con il nome di Basilica Noniana. Qui, appunto, il 23 gennaio del 2006, durante lavori che non erano di scavo, ma erano appunto di messa in sicurezza della scarpata occidentale degli scavi, eseguiti appunto nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project, è poi affiorata, qui vediamo poi la planimetria e la ricostruzione assonometrica dell'edificio, è affiorata appunto una testa di marmo dipinta, qui vediamo alcune immagini man mano che emerge dal fango vulcanico, portata poi in laboratorio, dove sono state fatte le prime operazioni di pulizia. Ecco, immediatamente dopo, insomma, anche se qui era il 23 gennaio del 2006, però nel 2008 c'è stata l'occasione di una mostra importante che è stata fatta a Napoli dalla soprintendenza che si era appena unificata, soprintendenza di Pompei con quella con Napoli, e quindi nell'idea del soprintendente Guzzo c'era quello di avviare con una serie di mostre, iniziare appunto a ripercorrere la storia dei vari siti archeologici che facevano parte della soprintendenza. Essendo Ercolano il primo sito scavato all'inizio degli scavi vesuviani nel 1738, inizia proprio da Ercolano, si decise di dedicare questa mostra a tre secoli di scoperte, appunto. In quell'occasione, quindi, e fu esposta anche per la prima volta questa scultura, e al di là delle notizie sommarie che potevo aver dato nella rassegna della rivista di studi pompeiani, fu effettuata poi un primo studio affidato a Valeria Mesch, che fece un'analisi formale anche della scultura. Secondo Valeria Mesch, che stabilì un collegamento e un confronto, vedete, con l'altra testa femminile che era stata trovata negli scavi di Villa dei Papiri del 97 e insieme alla Peploforos, identificata inizialmente come statua di Era e poi invece ritenuta identificabile con Demetra, si tratterebbe non necessariamente di un amazzone, ma infatti abbiamo iniziato a chiamarla testa femminile anziché testa di amazzone, perché si tratterebbe appunto di una tradizione copistica che fonde un po' i due tipi noti delle amazzoni, il tipo Sosicles e il tipo Sciarra, inventando praticamente un tipo nuovo. La testa però non necessariamente, secondo Valeria Mesch, apparterrebbe ad un amazzone, ma poteva anche appartenere ad un tipo di figura diversa, probabilmente panneggiata, e un indizio sarebbe costituito proprio dalla sommaria lavorazione del retro e del collo, semplicemente sbozzato con la subbia, che appunto mal si adatterebbe invece alla figura tipica di un amazzone. Se però una figura femminile panneggiata meglio si adatterebbe alla galleria delle sculture dei Noni Balbi, da cui nel Settecento era stata rinvenuta la famosa galleria delle figure con Nonius Balbus Pater, Nonius Balbus figlio, cioè lui, Viciria, la madre, una figura di amazzone potrebbe alludere alla conquista della cintura di Ippolita da parte di Eracle e potrebbe essere un rafforzamento del richiamo al fondatore mitico della città, già evocato nel tondo con Achille che interroga l'oracolo, proveniente anch'esso dalla Basilica Noniana. Lo vedete in basso, nel tondo è rappresentato appunto la stessa scena che figura nella parte di sinistra del rilievo di Telefo, che proviene dall'omonima casa, proprio la casa del rilievo di Telefo, in cui c'è appunto Achille che interroga l'oracolo e poi la guarigione. I ripetuti richiami al fondatore mitico di Ercolano o al suo discendente in questa dimora e nell'edificio pubblico donato sempre da Nonio Balbo e la casa del rilievo di Telefo, abbiamo solidi elementi per poterla attribuire proprio a Nonio Balbo come proprietario, e potrebbe tradurre la volontà delle vergite di presentarsi come un autentico rifondatore. Poi ci sono altri elementi, altri richiami ai motivi, diciamo, Erculei.
con il fregio, con le scene delle imprese minori di Eracle, che è dipinto con didascalia in greco nello spazio tra i due ordini. Però in questo caso non è un intervento di Nonio Balbo, perché appartiene, diciamo, al restauro, al rinnovamento decorativo dell'edificio eseguito in età Flavia, però potrebbe essere una continua, diciamo, rievocazione. La peculiarità della testa femminile della Basilica Noniana è costituita dal colore, mirabilmente conservato sui capelli, scriminati sulla fronte e articolati sui lati in ciocche ondulate raccolte dietro la nuca in uno chignon. Sulle sopracciglia, rese da sottili linee dipinte in marrone chiaro, sulle ciglia, a forma di uncino e dipinte in rosso bruno come le iridi. Sulle pupille, di colore marrone scuro. Ho messo giusto come confronto la testa di Caligola della Glyptotechnie Carlsberg, che come il Togatus di Formia conserva tracce di colore ocra marrone negli occhi, anche se analisi più recenti in uno degli occhi della testa di Carlsberg hanno individuato la presenza di blu egizio, rendendo ancora più controverse e dibattute le ipotesi ricostruttive del vero colore degli occhi dell'imperatore, che secondo alcuni sarebbero grigio-azzurro. Ma a parte questo, l'eccezionalità del rinvenimento di questa testa marmorea risiedeva anche nelle opportunità di analisi scientifiche che potevano essere condotte su un reperto per il quale, da un punto di vista conservativo, il tempo non era trascorso dal momento dell'eruzione del 79 d.C. e su cui non era stato dunque ancora eseguito nessun intervento se non una pulitura della superficie con mezzi meccanici. Una prima serie di analisi non invasive fu richiesta dal compianto professor Giorgio Torraca al Dipartimento di Chimica dell'Università di Perugia, diretto dal professor Sgamellotti, e al laboratorio scientifico del Getty Conservation Institute, diretto dal professor Giacomo Chiari. Il laboratorio perugino ha eseguito una fluorescenza di raggi X su 5 zone colorate e su una, la fronte, non dipinta, e ha mostrato che lo zolfo era presente in tutte le superfici colorate ed assente nell'unica zona priva di colore. Si è perciò supposto che la presenza dello zolfo non derivasse da solfati inorganici, perché in tal caso essi avrebbero dovuto essere eliminati durante la rimozione meccanica dei residui dei materiali vulcanici al cui interno la testa era rimasta incapsulata per quasi 2 millenni, oppure avrebbero dovuto essere presenti ovunque, quindi anche sulla parte non dipinta. Quindi si poteva pensare che sulla testa fossero ancora osservabili resti di sostanze organiche contenenti zolfo. Dal canto suo, il laboratorio scientifico del Getty Conservation Institute, con il quale frattanto nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project era stata stipulata una convenzione di ricerca, ha eseguito invece una cromatografia e un test immunologico con anticorpi specifici di varie proteine su piccole quantità di strato pittorico prelevate dai capelli. Entrambe le prove hanno dato un esito positivo per la presenza di albumina, mentre le altre proteine non erano presenti. Allora, dal momento che la concordanza tra questi dati, siccome l'albumina contiene zolfo, dall'altra parte c'era albumina, i restauratori hanno ritenuto pressoché certo che le parti dipinte della testa femminile, su queste parti dipinte, fosse stato usato come legante il bianco d'uovo o l'uovo intero. E questi, diciamo, sono gli elementi di conoscenza generale. E poi da un punto di vista formale, appunto, la scultura, al di là delle interpretazioni di Valeria Mesch, diciamo, può dare luogo ad ulteriori elucubrazioni, però questi sono i dati offerti alla discussione. Vediamo invece appunto il mobilio ligneo rivestito d'avorio dalla Villa dei Papiri. Questo rinvenimento di pregiatissimi mobili rivestiti di avorio è avvenuto nell'autunno del 2007 e si trattava in questo caso di scavi che come soprintendenza stavamo eseguendo con fondi del POR, cioè il Programma Operativo Regionale della Campania. Li abbiamo eseguiti fra il 2007 e il 2009 nell'area, in particolare in quella che ora sappiamo essere il padiglione sul mare della Villa dei Papiri, ma che all'epoca non si sapeva che tale fosse. Questo è un inquadramento generale del sito. Vedete, il main site sono gli scavi archeologici propriamente detti. Dentro il cerchio rosso sono i cosiddetti scavi nuovi,
cioè questa nuova trincea di scavo che è stata aperta nel 1996-98 all'interno, non dalla soprintendenza, all'interno della quale erano stati messi in luce complessi di strutture dove, a parte quello indicato al numero 1, immediatamente riconoscibile come il quartiere dell'atrio di Villa dei Papiri, e tutto il rettangolone azzurro mostra lo sviluppo della villa sottoterra in direzione di Portici, quindi con un'estensione gigantesca, sono più di 150 metri, le altre strutture erano ad un livello di incompiutezza e di incomprensione totale sia dal punto di vista architettonico e di collegamenti funzionali. Quindi nell'ambito di questi imponenti lavori che abbiamo dovuto realizzare semplicemente per riportare l'area ad un livello accettabile di conservazione e di comprensione, ma occorreranno decenni e milioni di euro di investimenti prima di poter giungere alla completezza della comprensione, però diciamo sono stati conseguiti dei risultati notevoli. Qui vediamo che la prima cosa principale è che è stato possibile individuare chiaramente dei blocchi distinti architettonici. Quello che è indicato al numero 1 è una grande residenza di lusso, anche più grande della casa di rilievo di Terefo, articolata su 3 o 4 livelli, ma chiaramente di cui si conosce molto poco, perché il taglio guizzante della trincea di scavo naturalmente non tiene conto dello sviluppo delle strutture. Al numero 2 invece sono alcuni ambienti importanti di un complesso termale che quindi chiude scenograficamente il fronte a mare degli scavi di Ercolano e fa da contrappunto alle terme suburbane già note a sud-est sempre del fronte mare. E invece in tutta l'area, poi 3 è il tetto di un edificio che scende ancora sotto in profondità, tutta quest'area interessata è al di sotto, 4 metri al di sotto del livello del mare, quindi può essere tenuta all'asciutto solo con un sistema perennemente in funzione di pompe idrovore, e quindi subito dopo lo scavo del 97 si era completamente allagato, quindi queste strutture non erano se non in parte in luce. Soprattutto tutta la zona indicata al numero 4, perché sono i livelli più bassi della Villa dei Papiri. E qui nell'area appunto indicata con la lettera D, si conosceva appunto a livello dello scavo del 97, che poi dopo il drenaggio ha messo in luce queste strutture, un insieme di cose assolutamente incomprensibili, interpretate diciamo dagli scavatori come una terrazza di cocciopesto, una soglia di marmo. Qui vedete anche, ho posizionato il punto dei rinvenimenti di una delle teste femminili, quella che abbiamo visto come confronto per la testa di Amazzone dipinta e della Peploforos, questo bordo detto come parapetto, come bordo di una terrazza che si riteneva a picco sul mare. E poi appunto una vasca, che poi si è visto che non è una vasca, e 3 gradini. Quindi nelle operazioni, appunto, qui come tutte le cose, le grandi scoperte sono annunciate da prodigi, noi abbiamo voluto interpretare l'arcobaleno come un prodigio. Siamo stati, diciamo, nell'opera di faticosa pulitura, così, diciamo, anche premiati in qualche modo, perché intanto la semplice pulizia dei piani di calpestio e poi appunto la rimozione di alcuni strati di questo materiale vulcanico che ancora invadeva le strutture hanno permesso di capire che questa zona, che poi abbiamo degli elementi per capire che è architettonicamente collegata ai livelli superiori della villa, è un padiglione sul mare di Villa dei Papiri, a picco sul mare, ma non con la terrazza, perché quello non era il bordo di un parapetto, ma era uno dei lati lunghi di una grande piscina, dentro cui sono poi precipitate tutte le strutture abbattute al suolo. Al lato di questa piscina c'era un piccolo ambiente che non abbiamo scavato perché abbiamo visto che era affrescato con fregi di pigmei e non avremmo potuto scavarlo e conservarlo. Al lato ancora, quei 3 gradini sono l'inizio di una scaletta che poi degrada in una rampa e poi sfuma nella roccia naturale di discesa al mare, esattamente come le ville che sono sulla costiera sorrentina. All'interno di questa grande terrazza c'è una sala
che aveva agli angoli queste sculture di cui appunto noi pensavamo di trovare, facendo un po' di pulizia, qualche elemento collegato alla testa femminile, quindi poter sciogliere il dubbio se si trattasse veramente di un amazzone oppure no. La sala ha rivelato una pavimentazione in mattonelle di marmo giallo quadrate con bordini con listelli di marmo rosso, che però era stato già, come vedete, smantellato in antico. Quindi questo livello di frequentazione della villa, per l'innalzamento del livello del mare negli anni precedenti all'eruzione, che abbiamo registrato anche in altri punti di Ercolano sulla costa, era stato abbandonato. Perché evidentemente, infatti, le strutture in crollo vanno a coprire parti di pavimenti anche già smantellati. Proprio sul bordo della trincea hanno iniziato ad affiorare degli elementi di legno, che noi pensavamo di legno scolpito, lavorato, che è stato necessario rimuovere appunto con queste ampie sciabole, con tutti gli interi panni di terra, e poi il microscavo è stato naturalmente portato avanti in laboratorio. I primissimi elementi che furono portati fuori dai panni di terra riguardavano, come vedete, quelle due cose che in prima battuta io non ero affatto convinta, perché era un mese che avevamo questa roba ed erano solo due cose, però appunto la soprintendenza decise di dare immediatamente notizia di questo straordinario rinvenimento, avendo solo queste due cose, che però si capì che non era legno lavorato, ma era legno rivestito da lamine d'avorio lavorate con bassorilievi che riproducevano scene figurate di ambientazione dionisiaca. Il colore scuro, che in un primo momento noi avevamo interpretato come legno, ovviamente, e pensavamo di avere a che fare forse con la famosa tuia, il citrus della Mauritania, questo legno pregiatissimo che le fonti antiche ricordavano come ambitissimo dall'aristocrazia di primo secolo avanti Cristo, invece era frassino rivestito però di bassorilievi d'avorio. E quindi, avendo solo queste due cose, l'unico mobile al quale sembrava di poterli attribuire era il solium, il trono. Quindi, con poca convinzione, perché poi quando le cose si danno in mano alla stampa, cioè immediatamente si favoleggia, tentammo con un architetto della soprintendenza una ricostruzione grafica per far vedere questo tipo di mobile, del quale si conoscono nel mondo romano soltanto rappresentazioni figurate, ma non naturalmente mobili. E anche i tanti mobili di legno che ad Ercolano sono conservati, abbiamo tavolini, abbiamo cassapanche, larari a forma di tempietto, argani, però appunto non sgabelli, ma non certamente un solium, che per definizione è una sedia che ha comunque uno schienale e dei braccioli. Naturalmente si conoscono in pittura varie rappresentazioni o oggetti veri in marmo nel mondo ellenistico e anche ben oltre. Nel frattempo, però, commissionammo l'esecuzione di un rilievo 3D e poi da cui furono realizzate le copie in resina di tutti gli elementi che man mano poi nello microscavo in laboratorio venivano realizzati, e questo ci ha permesso, ecco, vedete, le zampe leonine, che poi quelle sono di avorio massiccio con tracce oltretutto di pittura d'oro, quindi sono degli elementi di una ricchezza sia nei materiali che nell'esecuzione. Sulla base di questi elementi, e potendo, non avendo però ancora le copie in resina che sarebbero arrivate un po' dopo, al momento della pubblicazione proprio di questi scavi di Villa dei Papiri, ho proposto, essendo sicura che fossero comunque gambe di tripodi, perché questo ormai era certo, però mi sembrava che si potessero intuire o vedere determinati attacchi, ma solo lavorando graficamente. La prosecuzione invece del microscavo in laboratorio, anche con la posizione diciamo relativa, no, di rinvenimento tra i due pani, ha man mano poi restituito altri elementi che mal si accordavano con l'ipotesi appunto che fossero
queste otto gambe di tripodi, o sei o otto, perché in un caso due erano certamente pertinenti allo stesso mobile. Quindi ho potuto a questo punto individuare chiaramente due tipi diversi di gambe, che ho chiamato tipo 1, a cui appartengono due elementi che non fanno parte dello stesso mobile. Quindi il tipo 1 è una gamba di mobile che è nello specifico un tavolino con piano rotondo e gambe diritte, di cui abbiamo però due elementi diversi. Nel frattempo abbiamo avuto le copie in resina per vedere bene i dettagli e provare gli attacchi. Le altre sei gambe invece sono certamente di tripodi, e in un caso sicuramente dello stesso mobile. Quindi diciamo che in questo ambiente di Villa dei Papiri, già smantellato, erano stati o accatastati qui al momento dello smantellamento, o non è detto che non provenissero da un ambiente retrostante spinti in avanti dalla forza del Sarge, tenendo conto che appunto lì tutto viene trascinato. Almeno due tavolini a gambe diritte, di cui gli altri elementi staranno ancora sparsi da qualche parte, e o tre o cinque tripodi, perché appunto alcuni elementi, cioè, non sono certamente di mobili diversi, non sono tutti dello stesso. Come decorazione complessiva, le scene figurate che sono rappresentate sulle parti alte di queste gambe sono di ambientazione prevalentemente dionisiaca, e come composizione generale, diciamo, i confronti più vicini sono quelli appunto del Vaso Portland, del British Museum, o del Vaso Blu di Napoli, del Museo di Napoli. Ecco, vediamo adesso nel dettaglio le figurazioni. I tavolini a piano rotondo e gambe diritte sono appunto quelli che vedete nel disegno ricostruttivo, e noi abbiamo trovato, oltre alle gambe, tutti gli elementi appunto delle traversine, anche il pomellino d'avorio che è in questi tre braccini ad elica che servono per tenere le tre gambe collegate. Di questo tipo di tavolo non è mai riprodotto in pittura, perché in pittura sono riprodotti sempre tavolini come questo, che è la mensa delfica con le gambe arcuate, di cui ad Ercolano poi abbiamo diversi esemplari veri di mobili in legno. Esiste soltanto un tavolino di bronzo di quella forma, piano rotondo e tre gambe diritte, dalla casa di Marco Fabio Rufo. Quindi a questo punto abbiamo due tavolini di legno, appunto, di cui ci si conservano delle gambe. Come figurazioni, appunto, in una delle due gambe è rappresentata al di sopra di un bucranio una danzatrice con il calatisco, con questo copricapo di canne intrecciate, che è una di quelle lacene saltantes che poi vengono riprodotte spesso anche sulle terrecotte campana o nella ceramica, e si ritiene appunto una figura derivata da originali del V secolo a.C. Gli altri elementi invece, come ho detto, delle altre gambe appartengono tutte a tripodi, quindi a mobili che hanno in genere una valenza rituale, insomma, poi sono in genere di bronzo o di altro materiale, no, usati nei santuari, quindi è veramente un arredo molto, molto singolare, che con tanta abbondanza era presente in questo padiglione sul mare di Villa dei Papiri. Qui vedete, per avere l'idea di come è fatto l'oggetto, quella è proprio una pittura di Ercolano con gli amorini che adornano un tripode. Abbiamo poi un tripode di marmo a Delo e i cosiddetti tripodi del Colosseo, che erano quelli che stavano sul parapetto dell'attico, dietro cui poi c'erano i verricelli per manovrare le funi. Gli elementi, appunto, sempre lavorando graficamente, però sulla base dei rilievi fatti sugli elementi veri, è stato possibile trovare tutti degli incastri, anzi quel pezzo a croce è stato conservato proprio così e aveva ancora l'incastro intatto, e nell'esploso vedete anche la modalità dell'incastro della gamba nel piede massiccio di avorio con tracce di pittura d'oro che appoggiava poi, evidentemente per proteggerlo prima del contatto a terra, su una sorta di zoccolo di legno e su un'ulteriore soletta. È stato quindi fatto questo modello ricostruttivo che mi ha permesso poi, quindi avendo la forma, l'altezza, diciamo, del mobile ideale,
di vedere gli altri elementi, se fino a che punto o in quale punto di questo mobile ideale si potevano collocare e che tipi di attacchi si potevano trovare. E quindi possiamo dire che avevamo certamente o tre o cinque tripodi, perché alcune di quelle gambe sono compatibili, potrebbero essere dello stesso mobile, però è troppo poco. Per le figurazioni in sé, vediamo appunto nella gamba, elemento diciamo numero 5, la decorazione è conservata su tutte e tre le facce di quella parte superiore, quindi nel lato A, lato B e lato C. Nel lato A abbiamo praticamente una scena di, sono sempre scene appunto dionisia, che è una scena di offerta davanti a un'erma di Dioniso itifallico con un amorino che porta quindi un vassoio con pigne su questo altare dove brucia l'offerta rituale. Sul lato opposto è una scena più complessa, e quindi qui abbiamo un'erma di satiro davanti alla quale praticamente un amorino porta la mistica Vannus, l'altro amorino l'ha appena disvelata, e in alto vedete che sono appesi due cembali. Quindi nella sua interezza questa scena sembra rievocare il rituale dionisiaco dei licnoforoi, che consisteva proprio nel portare in processione la mistica Vannus contenente il fallo, e un rito che peraltro ha molte assonanze con la formula misterica recitata durante i misteri di Attis, in cui gli iniziati dicevano: ho mangiato nel timpano, ho bevuto nei cembali o nel cembalo e ho portato il kernos, il cesto. Quindi è comunque un'iconografia complessa. L'altra gamba invece ci porta nel mondo di Attis, e quindi qui abbiamo degli amorini, e tra l'altro nel mondo romano, se pensiamo anche a tutte le cose scherzose degli amorini del fregio della casa dei Vetti che giocano a fare di tutto, in questo caso appunto gli amorini sono vestiti da Attis, e davanti a un pino che è l'albero sacro ad Attis c'è un amorino con già un cesto pieno di pigne, un altro amorino sta salendo sulla scala per fare altrettanto, e poi un frammentino di bassorilievo d'avorio che abbiamo trovato in un secondo momento e che qui è stato attaccato, si vede in alto un altro amorino nudo, quindi in quel caso non vestito da Attis. Un'altra gamba invece ci mostra la decorazione un po' frammentaria, solo conservata a livello dei bassorilievi d'avorio e non staccati in questo caso dal supporto ligneo, e sono degli amorini che adornano una palma grondante di datteri. Nel lato C invece abbiamo Dioniso che si appoggia al lungo tirso e ha questo corto mantello che gli copre il capo e le spalle, poi rosette e volute in alto incorniciano la figura. L'altra gamba ha la decorazione conservata solo appunto sui lati A e B, e qui abbiamo praticamente una scena di offerta davanti a una statua di Priapo, e sempre comunque nel pino, il pino come albero, e vedete appesa tra i rami c'è una syrinx o flauto di Pan. Abbiamo poi una psiche, riconoscete le ali di farfalla, che sta portando un vassoio con pigne su questo piccolo altare ai piedi del pino, mentre alle sue spalle su una roccia c'è un amorino che suona la doppia tibia. Sull'altro lato la scena è praticamente invertita. In questo caso l'albero sembra un albero, un pero, però non perché i frutti, appunto, la cosa più vicina sembra il pero. E qui abbiamo la scena di offerta, è ad un'erma di Priapo. In questo caso l'offerente è l'amorino, e a suonare lo strumento tra le fronde è la psiche che suona una tibia dalle canne dispari, quindi le tibie impares. Sul lato C il rilievo è ancora più pronunciato, e qui abbiamo un satiro che praticamente con in braccio o lo stesso Dioniso bambino oppure un amorino lo fa giocare con una maschera tragica, e qui è evidente il richiamo, diciamo come composizione, al gruppo di Hermes con Dioniso bambino da Olimpia,
attribuito a Prassitele. Qui abbiamo un'immagine finale complessiva degli elementi che nel frattempo sono stati tutti restaurati attraverso sperimentazioni lunghissime per capire come fare, per fare un'asciugatura controllata, perché questo era legno ovviamente bagnato con l'avorio attaccato e quindi il rischio era che asciugando man mano l'avorio si spaccasse, e naturalmente non c'era letteratura in proposito, quindi però alla fine l'operazione è venuta molto bene, si è anche recuperato un po' il colore. Adesso la fase successiva che manca sarà quella della ricomposizione almeno di un tripode, quello che ha due o tre elementi, facendo naturalmente delle integrazioni, e soprattutto della ricollocazione anche dei tanti frammentini di avorio che sono stati comunque tutti recuperati e che attaccano sulle varie traversine. L'idea poi era anche quella di fare una copia proprio completa, insomma, da utilizzare anche per esposizioni, per mostre. Sono naturalmente reperti delicatissimi e fragilissimi, però essendo stato concluso il restauro, questa prima fase di consolidamento, e in tempo utile per la mostra che ci fu su Pompei ed Ercolano al British Museum nel 2013, cogliemmo l'occasione proprio per presentarli per la prima volta, diciamo, fuori dal territorio. Ecco, e poi veniamo invece all'ultimo elemento, diciamo, di rinvenimento recente. Siamo sempre comunque nel 2009, che è stato veramente un anno d'oro da questo punto di vista, ed è un rilievo marmoreo con una scena dionisiaca di complessa veramente interpretazione, che proviene da quel complesso residenziale che abbiamo visto sempre nell'area degli Scavi Nuovi, a cui appartiene anche la Villa dei Papiri, questa domus articolata su più livelli, solo in parte scavata. Da qui, negli scavi del 96-97, proveniva già un rilievo dionisiaco, e quindi questo edificio si è meritato, nel solco delle denominazioni attribuite a suo tempo da Amedeo Maiuri, che usava come nomi convenzionali o in particolari rinvenimenti o episodi, la casa dei rilievi dionisiaci, non poteva chiamarsi diversamente. E come nel caso della testa femminile della Basilica Noniana, è stata una scoperta casuale, non era uno scavo, si stavano facendo semplicemente delle piccole cose di manutenzione nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project, ancora una volta come nel caso della testa dipinta. E naturalmente, essendo tutta la parete ancora piena di materiale vulcanico, che però, stando agli aggetti, cioè man mano sfarina, è affiorato qualcosa, quindi abbiamo capito che era meglio intervenire e non lasciarlo sul posto per farlo scavare dal tempo, e quindi procedere ad un'operazione di distacco. E l'operazione quindi fu fatta in tempi rapidissimi, potendo contare in questo caso proprio sulla presenza di una piccola impresa di manutenzione che lavorava nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project, che supportava quindi gli archeologi e i restauratori, altrimenti non avremmo potuto fare niente di tutto ciò. E siccome era in corso la mostra, quella Ercolano Tre Secoli di Scoperte, che era dedicata, quindi approfittammo per gli ultimi due mesi, grazie a questo lavoro straordinario fatto veramente dai restauratori degli scavi di Ercolano, per inserirlo in mostra come l'ultima scoperta di Ercolano. Questo è giusto per avere di nuovo la stessa planimetria, cioè il plastico, questo poi è degli scavi fatto prima, visto prima. Il dettaglio dell'ambiente, appunto, l'ambiente M di questa grande residenza, e il punto della parete che, adesso raddrizzando, come vedete il nord è un po' inclinato, consideriamo come se il nord fosse direttamente girato, e quindi quella la consideriamo parete est per intenderci. E lì dopo, ecco, qui vedete come fu presentato in mostra, e alla fine della mostra, dovendo recuperare questo enorme supporto di cui non sapevamo che cosa farcene, facemmo fare poi un calco in resina dai restauratori, e quindi lo abbiamo con tutta la didascalia tenuto esposto, ed è tuttora lì
all'ingresso degli scavi di Ercolano, dove peraltro è inserito in un percorso per ipovedenti, quindi possono anche, diciamo, toccare con mano. Qui ci sono alcune immagini del momento appunto in cui man mano era stato messo in luce dallo sfarinamento del materiale vulcanico che ancora copriva, questo è proprio il bordo della trincea di scavo. Ah sì, questo era per mostrarvi appunto gli altri punti, vedete nella parete meridionale c'è l'altro. Questo qui è il punto in cui era stato trovato nel 97 l'altro rilievo, mentre invece queste sono indicazioni importanti, diciamo, da un punto di vista del programma decorativo. Nel tratto est della parete nord non è inserito un rilievo, ma c'è dipinto un quadro con il ratto di Cassandra. Quindi in questa grande sala, all'interno della decorazione di quarto stile, come quadri mitologici sono rappresentati il ratto di Cassandra, questo rilievo dionisiaco di complessa interpretazione, un rilievo in marmo e un altro rilievo in marmo. Si tratta quindi proprio, sono inseriti più o meno a 3 metri di altezza, e la cosa importante è che è stato possibile per la prima volta, trovandoli in sito, perché se ne conoscono tanti di questi tipi, di questi rilievi in marmo, però già in museo o comunque lo stesso rilievo di Telefo che abbiamo visto prima, era in un ambiente della casa di rilievo di Telefo, ma trovato poi conservato nel museo di Napoli, ma non ci sono racconti precisi di scavo, quindi il fatto di poterlo letteralmente smurare ha permesso di apprezzare per la prima volta da un punto di vista tecnico il sistema di inserimento di un typos all'interno di una parete dipinta. Infatti la fonte principale, diciamo, innanzitutto per la popolarità di questo tipo di rilievi molto amati dalla committenza aristocratica romana, è questo passo di Cicerone, in cui appunto lui chiede insistentemente all'amico Attico appunto di portarmi tutte queste statue, i busti di Hermes, aggiungi pure ogni altro oggetto artistico che troverai che sia adatto all'ambiente che tu ben conosci, specialmente i pezzi che ti sembra vadano bene per una palestra e un ginnasio, ove appunto me ne sto seduto mentre scrivo e perciò mi è venuto in mente. E poi ecco, non ho ancora finito, ti incarico di procurarmi dei rilievi che io possa inserire nel rivestimento di intonaco dell'atriolo e 2 puteali, quindi in tectorio. In genere chi si è occupato dello studio dei tipoi ha ritenuto che ci fossero 2 sistemi alternativi, o inserito nella muratura ma senza uso di grappe, oppure con grappe, ove grappe ci sono tracce o attraverso l'ossidazione del ferro nei rilievi che si trovano nei musei. In realtà qui, potendolo osservare direttamente, si è visto che i 2 sistemi non sono alternativi, ma probabilmente sono complementari quando si tratta di rilievi ovviamente molto pesanti. Quindi abbiamo potuto vedere che la parete di muro in opera reticolata era stata leggermente incavata di 4-5 centimetri, quel tanto per naturalmente inserire il rilievo in modo che non sporgesse poi dal filo della parete dipinta. E poi, questo vediamo adesso, voglio tornare all'immagine, qui vabbè sono varie cose man mano che si scavava, facemmo, vedete che la cornice dei lati corti è stata tagliata. Poi, naturalmente, una volta inserito, con l'intonaco viene tutto ripreso, tutto il bordo, però c'erano grappe, 2 sui lati lunghi e 1 sui lati corti. Quindi diciamo che i 2 sistemi appunto non sono, può darsi che in qualche caso lo fossero, però si aveva un po' l'idea che quelli con grappe fossero quasi appesi fuori, tipo quadri, mentre invece è tutto un sistema di ancoraggio che viene comunque in qualche modo poi ripreso, inglobato e nascosto giustamente dalla decorazione pittorica da cui affiora naturalmente l'altorilievo. E veniamo quindi all'interpretazione della scena. Quando ne ho dato appunto la prima pubblicazione in cronache ercolanesi, avevo
naturalmente senza entrare proprio approfonditamente nella, però qualcosa dovevo dire ovviamente, e l'ho presentato come un pasticcio neoattico di età augustea che rielabora e contamina modelli di rilievi votivi attici di quarto terzo, e poi avevo suggerito in termini problematici di riconoscere nella scena di sinistra l'iniziazione di una fanciulla che depone o prende in consegna dall'altare di Dioniso un oggetto per me non immediatamente riconoscibile, costituito da una corta asta con l'estremità appuntita e con l'estremità superiore racchiusa da un elemento di forma parallelepipeda, identificabile forse con la fiaccola della festa notturna del Dio. Nella scena di destra, invece, e l'estasi della stessa iniziata al cospetto di un Dioniso adebarbato. Naturalmente il problema è rappresentato innanzitutto dall'oggetto, che appunto può essere un pugnale, può essere una fiaccola, poi da quei due personaggi che sembrano uomini, però sono vestiti da donne, e allora però effettivamente l'aspetto è molto ambiguo e, come vedremo, si presta a qualsiasi tipo di interpretazione. Successivamente, dopo questa prima, diciamo, immessa messa in onda del rilievo, Fabio Caruso ha studiato, diciamo, questo rilievo, ne ha offerto una pubblicazione nella rivista di studi pompeiani, e alla luce del mito delle figlie di Preto, Lisippa, Ifianissa e Ifinoe, e dei rituali di purificazione ad esso collegati, ha sviluppato una linea interpretativa dell'atmosfera rituale dionisiaca, proponendo una lettura molto diversa, e che riassumo sommariamente, che mi sembra, diciamo, è molto dotta e anche seducente, che gli consente soprattutto di precisare l'identità di tutti i personaggi rappresentati e di collocarli dentro un preciso contesto narrativo e di spiegare anche vari aspetti dell'immagine, e tra l'altro dando poi un'interpretazione anche agli altri quadri mitologici, che fossero dipinti, come quello di Cassandra o l'altro in marmo, che poi lo vedremo, e che è sempre con una scena dionisiaca. Secondo Fabio Caruso, nella scena di sinistra sarebbero rappresentate Lisippa e Ifianissa risanate, mentre rendono omaggio al simulacro di Dioniso. Le loro corte chiome alluderebbero sia all'alopecia che le aveva afflitte durante la follia conseguente al rifiuto dei riti dionisiaci, sia alla dedica prenuziale della chioma alla sorella Ifinoe, morta prima di poter essere purificata. Il controverso oggetto con il quale una delle due sfiora l'altare sarebbe un lungo pugnale o una spada nel fodero, quindi non la fiaccola, allusione sia alle violenze commesse o al taglio della chioma, e suggerisce un confronto con una Nestoris Lucana del Museo di Napoli, che gli consente anche di identificare il personaggio barbato non come Dioniso ma come Melampo, che è l'indovino che poi riesce a trovare la cura miracolosa, quindi l'indovino che, facendo ricorso al proprio sapere, poté realizzare la purificazione delle pretidi sottraendole alla follia e restituendole al loro destino di spose, dello stesso Melampo e di suo fratello Biante. Invece la fanciulla in preda all'estasi dionisiaca, dalla quale non poté liberarsi a causa della morte, sarebbe Ifinoe, perché appunto morì durante l'inseguimento, quindi non avendo partecipato alla purificazione viene fermata, diciamo, nel momento ancora della follia, ed è separata fisicamente dalle due sorelle attraverso l'immagine di Melampo, e mentre le due ragazze si presentano sia nella veste che nella capigliatura come ragazze ormai pronte per il matrimonio. Quindi la morte che ha bloccato Ifinoe al di qua delle nozze porrebbe la fanciulla nella lunga schiera di ragazze interrotte, conferendole lo statuto di eroina e di destinataria delle offerte nei riti prenuziali. Leggendo a ritroso il testo figurativo, ricostruisce le tappe del percorso iniziatico che la ragazza deve compiere per morire e rinascere come donna pronta all'unione matrimoniale. Quindi a Ifinoe, che corre folle, lontana dalla casa del padre, corrisponde invece a sinistra
la decomposizione dell'identità richiesta all'inizianda che deve abbandonare la sua condizione di vergine. La figura di Melampo esprimerebbe invece il ruolo centrale svolto dall'operatore del sacro che impone le prove e guida la giovane entro i solchi rassicuranti del rituale. Le due pretidi dalle corte Chiome rinviano al superamento delle prove, che comprendono anche la sperimentazione dell'altro mediante il travestimento, indicato proprio dalla rinuncia alla chioma. E il piccolo simulacro di Dioniso segna infine il contatto con la divinità da cui, a conclusione del cammino iniziatico, scaturisce la ricostituzione di sé. Caruso si interroga su quale livello di lettura potesse avere interessato, se è giusta naturalmente questa dotta effettivamente molto complessa ricostruzione, il proprietario della dimora, perché può aver scelto questi tipi di questo tipo di rilievo, perché comunque un'immagine dionisiaca rimanda all'immagine dell'ozium, però in questo caso del dionisismo sono effettivamente rappresentati gli aspetti meno gioiosi, no? È una scena abbastanza, cioè evoca una storia un po' più complicata, oppure Dioniso come garante dell'istituto matrimoniale, oppure lui dice proviamo a vedere se una chiave di lettura si può trovare nel programma figurativo complessivo della stanza, innanzitutto partendo dall'altro rilievo, quello trovato nel 97, che è ritenuto una creazione eclettica di età Giulio-Claudia, con un satiro maturo, un satirello invece adolescente ed una ninfa presso una fonte da cui zampilla vino. E un'atmosfera, diciamo, generica, in genere idilliaca, di ambito dionisiaco, diciamo superficiale. Però, secondo una versione nota Ovidio, Melampo raggiunse e purificò le pretidi, perché ovviamente Caruso cerca il collegamento con il mito delle pretidi, presso il Fons Clitorius in Arcadia, e cita proprio Ovidio nelle Metamorfosi, che dice «Chiunque si disseti alla fonte di Clitore rifugge dal vino e Astemio apprezza soltanto l'acqua pura. O perché in quella fonte c'è un potere contrario al calore del vino, o perché, come racconta la gente del posto, il figlio di Amitaone, dopo averne con formule e con erbe sottratto alla pazzia le figlie di Preto, gettò gli ingredienti con cui aveva purgato le loro menti, e l'avversione per il vino rimase nelle onde». Quindi il rilievo della parete sud con la prodigiosa fonte di vino, Caruso lo legge quindi in contrappunto al rilievo con il mito delle pretidi. La bevanda di Dioniso sarebbe dunque apertamente celebrata nel rilievo meridionale e implicitamente condannata in quello orientale. I purgaminamentis di Melampo ingenerano infatti il disgusto permanente per il vino in chi li assume. E poi vede un contrappunto anche fra la seducente nudità della ninfa e l'abito invece virginale di Lisippa e i Fianissa risanate, e così via. Coglie poi un nesso tematico fra il rilievo con le pretidi e il quadro mitologico con dipinto il ratto di Cassandra presso il Palladio, cogliendo come motivo comune la follia virginale scaturita dal rifiuto dell'unione con l'uomo, essendo il dono profetico di Cassandra percepito, al pari di una forma di insanità mentale, originato dal rifiuto di concedersi ad Apollo. Simmetrie ed opposizioni ci sarebbero anche poi tra il quadro per altri particolari e dettagli. Questa, diciamo, è un'altra, come vedete, un'interpretazione molto più complessa e articolata, alla quale poi proprio recentissimamente ha fatto seguito un'ulteriore lettura pubblicata in Rivista di Studi Pompeiani del 2015, ma uscita praticamente a metà del 2016, da Antonella Ciotola, che condivide l'inquadramento storico-artistico proposto come pastiche neoattico di età augustea, che rielabora modelli di quarto terzo. Però per quanto riguarda l'interpretazione, seguendo un'ipotesi già di Ferdinando De Simone, che nel 2011 aveva in un suo studio complessivo su vari motivi dionisiaci in ambito vesuviano interpretato le due figure dalle corte Chiome non come figure femminili di iniziate, ma come personaggi maschili
in abiti femminili, e secondo lui durante le feste dionisiache delle oscoforie, anche se nelle fonti non c'è nessun momento della festa che giustifichi questa azione rappresentata nel rilievo, Antonella Ciotola ritiene che siamo di fronte a un fenomeno di travestitismo connesso però non alla sfera delle iniziazioni rituali, bensì al mondo del teatro. Quindi andiamo in un ambito completamente opposto. In particolare l'artista si sarebbe ispirato a uno specifico episodio delle Baccanti di Euripide, in cui Penteo, superbo re di Tebe che aveva disprezzato il dio, viene fra l'altro persuaso da Dioniso, sotto le mentite spoglie di uno straniero, a travestirsi da donna per spiare le Baccanti sul Citerone. L'episodio del travestimento è un'invenzione euripidea e la rappresentazione di personaggi maschili travestiti da donna in un ambito dionisiaco doveva essere un facile richiamo al teatro euripideo per la colta aristocrazia romana. Uno dei due travestiti del rilievo potrebbe dunque essere Penteo, mentre nel secondo si potrebbe riconoscere o lo stesso Dioniso straniero o il servo messaggero che segue Penteo sul Citerone. Nella scena di destra, invece, la Baccante in estasi potrebbe essere o la stessa Agave davanti a Dioniso, quindi di nuovo il personaggio barbato riconosciuto come il dio e non Melampo. L'altro rilievo, quello con Satiro, Satirello e Ninfa, con la fonte da cui sgorga il vino, si legherebbe invece a questo rilievo solo per un generico riferimento dionisiaco, mentre il quadro con il ratto di Cassandra si collegherebbe al rilievo col travestimento di Penteo, perché ripropone il tema dell'oltraggio a una divinità, in questo caso Apollo, al quale Cassandra non volle concedersi dopo aver ricevuto da lui in dono l'arte profetica e perciò sarebbe stata condannata ad essere inascoltata. Quindi, a conclusione di questa necessariamente sintetica, ovviamente, perché ci sono tantissimi addentellati, presentazioni di queste tre opere che mi sembrano veramente particolari, e mi sembra che siano tutte rappresentative, e appunto dallo scavo, al distacco, al restauro, all'esposizione in una mostra, alla rapidità di pubblicazione, rappresentative di un percorso proprio portato avanti con metodo da un ufficio periferico, gli scavi di Ercolano, di una soprintendenza archeologica, quella di Pompei, affinché le attività proprie della sua sfera di azione producano non solo nuove acquisizioni e nuovi elementi di conoscenza, ma attraverso la messa in rete e la libera circolazione di questi ultimi rendano possibili approfondimenti e dibattiti che potranno svilupparsi in seno alla comunità scientifica, a tutto vantaggio del progredire della scienza archeologica, se ce lo continueranno a far fare, come si suol dire, perché siamo in un momento di trasformazione, diciamo, epocale, però credo che questo è uno degli esempi, ma l'Italia è piena di esempi egregi, diciamo, di attività condotte dalle soprintendenze, in particolare, posso dire, archeologiche. Vi ringrazio. Grazie Maria Paola per questa illustrazione di tutte le ragioni, perché io ho trovato la mia esperienza di Ercolano sia interessante, perché lei ha mostrato una conoscenza del sito, una conoscenza dell'arte e anche la contestualizzazione. Possiamo forse fare alcune domande, se possiamo. Io vorrei cominciare prendendo il nome dell'Andrew Saggio in gamma, perché alla fine del suo libro importante sul Roman Cultural Revolution ha scritto un capitolo sul lusso che è stato un po' criticato, perché in quel capitolo sembra che il lusso è stato ha parlato di waves of luxury, e la critica, un po' ingiustificata, ma esiste, è che in quel momento sembra che l'agenzia, the agency delle proprietari, eccetera, manca. Mi sembra molto interessante quando si vede
tutte queste interpretazioni, tutto il discorso della vita, dei papiri, che qui c'è un'illustrazione molto buona del fatto che sembra che i proprietari avevano un interesse forte nelle cose che si inseriscono nelle case. Case. Allora il lusso non è una cosa che, come si può pensare, una cosa generale, qualcuno ha semplicemente preso 10 metri di così così, ma hanno scelto. C'è un sì. pensiero, certo, sì. non sì, c'è sì. dubbio. Ma ad Herculano tu pensi che è un sito che noi dobbiamo accettare, non è al centro d'Italia, ma si vede anche questa determinazione di scegliere e distinguersi fra certo. gli altri. Sì, sì, sì. E sì. siamo in super provincia, appunto. Sì. Non va, anche se quello che riguarda, cioè Villa dei Papiri, è veramente un po' fuori scala, perché effettivamente è una cosa un po' particolare, però in linea generale la città è una piccola cittadina, appunto, sicuramente al di là dell'eccezionalità delle cose che uno ha, che sono date dalla quantità e dall'eccezionalità della conservazione, però nel panorama generale dell'Italia è una città come tante. Bene, allora ci saranno Annalisa. Grazie per questa presentazione molto interessante. Io avrei un'osservazione e poi una domanda. L'osservazione adesso non per aggiungere complicazioni su questo rilievo. Riguardo all'oggetto, questo oggetto misterioso, sarà perché ultimamente mi sto occupando tantissimo di agricoltura romana e sono alle prese con i libri di White sugli utensili dell'agricoltura romana. A prescindere dal contesto, quello che mi viene immediatamente a mente vedendo quell'oggetto, adesso mi sfugge il nome in latino, ma l'oggetto veniva usato nel piantare, nel creare praticamente, che poi è molto simile agli oggetti attuali usati dai giardinieri, devo dire. Ripeto, sarà deformazione professionale perché sto lavorando molto sull'agricoltura. La domanda invece, nelle foto che ci ha fatto vedere il momento del rinvenimento si intravedevano anche dei frammenti di dipinti parietali in rosso, se non erro. La composizione della parete, dove era questo? Com'era? Era semplicemente a fondo unito? Non avete, avete soltanto estratto il rilievo. Soltanto quello. Mentre le altre, sì, no, è a fondo giallo, appunto ci sono le solite quinte architettoniche di quarto stile all'interno delle quali sono poi inseriti in quel pezzetto, appunto c'è il quadro con Cassandra, mentre invece quella della parete sud aveva il rilievo. Quindi questa qui però sarà lo stesso, perché d'altra parte la decorazione della zona mediana è analoga, quindi, solo che in questo caso specifico non è stata liberata fino a terra, perché anche se poi l'ambiente è stato coperto, avrebbe significato esporla inutilmente, diciamo, al degrado comunque degli agenti atmosferici. Una domanda. A me questo sembrerebbe così, soltanto parlando dal punto di vista dell'incorniciatura, non potrebbe essere una cosa continua? Lei ha parlato che sono stati tagliati due bordi, così invece a me dà tanto l'impressione come se fosse un'incorniciatura continua di un fregio più lungo fatto in più parti. E l'altra domanda invece riguardava la testa che ci ha fatto vedere all'inizio. Avete fatto tutte queste splendide analisi, ma l'analisi sul marmo forse non l'avete fatta o l'avete fatta? È stato identificato comunque come peltelico, con certezza, diciamo, quindi, come anche le altre. E le maestranze coinvolte nella produzione di quella testa, se hai capito qualcosa? Locale proprio che elabora, cioè contamina dei tipi statuali noti e crea, diciamo, un tipo nuovo in qualche modo che fonde, che però non
per fare un nuovo tipo di amazzone, ma per adattarlo a figure femminili, no? Sempre di sculture ideali per una committenza locale. Però è l'unica che ha, diciamo, affrontato, occupandosi in generale comunque di scultura di area campana. Una delle cose ovviamente molto impressionante è di vedere lo scavo di questo, e si può immaginare il lavoro di Maiuri quando lui ha dovuto scavare tutto questo. Infatti, è un straordinario, dimentichiamo troppo volte quanto difficile era il lavoro. Certo, era un cantiere sì, proprio, no? Fenomenale, senza sì, fine, sì, straordinario. Sì.